a tutti, eccoci qui. È arrivato il momento di scoprire i giochi che abbiamo fatto. Scopriremo questo, scopriremo questo, che è il secondo, e poi quando abbiamo... Aiuto, sto tremando tutto. Quando abbiamo fatto questo, avevo detto che era avanzata la resina, quindi c'era ancora resina per farne un altro, e l'ho fatto. Ed eccolo qui. Ecco qua il terzo. E adesso parleremo di tutti e tre, non vi preoccupate. La prima cosa da fare è scoprirlo. Quindi, ovviamente, partiamo dal primo che abbiamo fatto. Ed è questo. Come vedete qua, la resina si è andata comunque a mischiare un po', anche perché era molto molto più liquida delle altre. Quindi è uscito questo... Aiuto, scusate, sto facendo tremare tutto. È uscito questo effetto comunque bellissimo. Cioè, guardate le righe, robe. Bellissimo. Adesso, pian piano... lo andiamo a scoprire. Ah, tanto che lo scopro, ho fatto una cosa. Nel caso che la, ecco, come vedete, il silicone si alza e si stacca, quando lo usate per fare comunque qualcosa, basta metterne un po' per tappare. Quindi non c'è bisogno di buttare via tutto, quindi non vi preoccupate. Si tappa con un po' di silicone. Il Todos, anche perché con la tovaglietta tipo è quasi impossibile non staccare. Però ok, è uscito. Allora, molto probabilmente da come... Oh, è bellissimo, caspita. Poi aiuto, che cosa andrò a fare? Andrò, ecco, dietro. Quella, la mia paura era questa, che a parte che non so continuare a far tremare tutto, che praticamente restava i buchi. Quindi dopo, con molta calma, andrò a mettere dentro la resina per tappare i buchi. Quindi la prossima volta che uso le pietre andrò a mettere uno strato trasparente prima e poi metterò le pietre, per evitare io poi di fare... Madonna, sto facendo tremare tutto. Di fare comunque questo passo, cioè mettere la resina dentro. Però nessun problema. Eccolo qui, da davvero bellissimo, davvero davvero bellissimo. Stavo dicendo che poi vado a colorare tutto, a limare ovviamente, a colorare tutto intorno di oro. Vabbè, bellissimo. Poi, e queste erano quelle pietre in mezzo e basta. Invece qua ho fatto le pietre fuori, le pietre dentro con il buco. E molto probabilmente anche qui, non avendo messo la resina prima, dovrò andare a metterci io la resina. È una bestia questa. Caspiterina. Ok, ho staccato tutto, vabbè, non fa niente. Sì, ho staccato tutto. Ok, anche questo qua in mezzo, quindi vabbè. Come vi ho detto prima, poi si può sistemare, nessun problema. Vediamo. No, vabbè, ma che cos'è questo? Wow, è bellissimo. Poi anche qui andrò a togliere ovviamente il limare e tutto. Sarà una bella lavorata per tutti. Comunque si deve comunque limare, togliere la parte, poi devo andare a mettere tutto l'oro attorno, fare il buchino, metterci l'anellino, ecco. E dietro è bellissimo. Qui andrò a metterci un po' di resina rosa tranquillamente. Wow, bellissimo. Però questa parte qua, no, vabbè, bellissima veramente. Anche la forma mi piace molto. Eccolo, davvero davvero bellissimo. In questo caso invece, come dicevo prima, qua la resina, in questo la resina era molto 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 più liquida che qua, quindi si è mischiata di più. Qua avevamo già una resina un po' più densa, quindi cosa succede? Se la resina è più densa, tende a restare un po' di più, come la mettiamo, nel senso, io l'ho messa a cerchio e qua, come potete vedere, l'effetto si nota già molto di più. E quindi adesso tocca l'ultimo, che non abbiamo fatto insieme, l'ho fatto io,
E qua la resina, come vedete, era già molto molto densa e l'oro si vede proprio come l'ho messo, cioè si vede tutti i cerchi che ho fatto. Quindi adesso sì, qua c'è proprio da limare tantissimo. Ok, però non c'era neanche la parte in mezzo, quindi ottimo. Ok, qua devo capire come staccarlo, ok. Wow, guardate, questo è molto sul trasparente. Qua è praticamente molto più chiaro degli altri, no? È bellissimo. E dietro anche qui andrò a mettere qua la resina trasparente, sì. Comunque adesso devo andare a sistemare perché guardate, cioè questo poi ci metterò tipo un giorno a sistemarlo. Comunque non fa niente. Mi piacciono davvero tutti molto tre. Non sto qui a far vedere che limo, che colore tutto, perché comunque ve l'avevo già fatto vedere nell'altro video. Quindi poi quando torno, cioè per voi non cambia niente per me, sì, però non fa niente, ve li faccio vedere i finiti, perché questo qua è proprio disastroso. Ok, no, bellissimo, questo è davvero molto chiaro. Quindi abbiamo visto proprio anche con questo video che avendo usato colori uguali sono venuti diversi con sfumature diverse. Non so dire quale che mi piace di più, forse questo, però vabbè, dobbiamo vederli soprattutto finiti e poi tireremo le conclusioni. Qua ragazzi, cioè, sembra di stare in un terremoto con il mio video, scusate. Niente, quindi a dopo. Ok, allora li ho sistemati, quindi adesso è giunto il momento di vederli sistemati. Allora, partiamo dal primo che abbiamo fatto. Allora, eccolo qui. Praticamente ho messo un po' di oro da queste parti molto delicato perché poi vi faccio vedere qua ho messo tutto come si dice il lato sui bordi oro, ho messo il gancino piccolo piccolo perché uno può decidere comunque di appenderlo oppure di appoggiarlo come soprammobile, queste cose qua comunque come decorazione e dietro ho pensato, allora, al posto di mettere la resina e tappare i buchi, perché non fare proprio l'effetto tipo pietra, tipo comunque geodene, fatto che sia... Adesso non so spiegarlo bene, comunque voi avete capito sicuramente. Quindi ho slimazzato tutto dietro per fare l'effetto roccia e ho fatto l'oro, proprio dove c'erano le pietre. E appunto è per questo che ho messo anche un po' di oro davanti. E questo è il primo che è bellissimo, cioè guardate quanto luccica, no vabbè, questo è stupendo. Poi abbiamo il secondo, ecco, il secondo ci ho lavorato tantissimo, adesso capirete perché. Eccolo qua! Se vi ricordate aveva proprio il bordo perfettamente dritto. Che cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Ho slimazzato tanto 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 per fare proprio il bordo come se fossero tutte pietre, quindi proprio l'attaccatura della pietra sia dentro che fuori e dietro ho fatto la stessa cosa, quindi è proprio come se fosse tutto rocciosa sia dentro, vedete? Faccio vedere proprio la profondità e tutto, eccolo qui. Ecco, cioè questo ci ho lavorato tantissimo perché ci è voluto un po' per fare tutte queste scavature e tutto, e poi l'ho colorato tutto con l'oro. Cioè, bellissimo. Guardate che roba. E poi manca l'ultimo, che era quello che avevo fatto io. Ed eccolo qua. Questo non sembra neanche più lui, visto che l'avete visto comunque poco fa, tutto qui sbordato che usciva la resina e tutto. Che cosa ho fatto? Ho sistemato anche qua ovviamente i bordi, la resina che usciva, una cosa assurda, non sembra neanche più lui come dicevo prima. Poi ho messo un po' d'oro qui, ho sistemato il bordo dove non c'era abbastanza oro, dove ho limato, diciamo. Poi ho fatto anche i bordi e poi la stessa cosa l'ho fatta dietro. Questo effetto qua devo dire che mi piace davvero davvero tantissimo e quindi io approvo molto, posto che comunque tappare i buchi, cioè non... volevo una cosa un po' più realistica e penso di aver centrato l'idea e davvero a me questo piace tantissimo.
Abbiamo usato comunque gli stessi colori per farli tutti e tre, ma sono usciti completamente diversi l'uno dall'altro. Cioè, non sembrano neanche quasi gli stessi colori, nel senso, questa è la resina in un modo, questa è la resina in un altro e questo in un altro ancora. Utilizzando pietre di diverso colore, qua diciamo che sono abbastanza simili, però qua c'è il bordo più oro, no? Cioè, diciamo che proprio ogni geode ha la sua, ogni geode viene diverso, quindi non vedo l'ora di farne altri insieme a voi, ho già in mente qualche ideuccia, qualche coloruccio che non ho ancora fatto, quindi non vedo l'ora di vedere come esce, come non esce. E niente, fatemi un po' sapere che cosa ne pensate di questi tre geodi, qual è quello che vi piace di più. Quello che mi piace di più è questo, sono sincera. Questo mi ha proprio colpito il cuore, veramente, mi piace tantissimo. Pesano un sacco, vabbè, questo si sarà capito, non c'è bisogno che lo dicevo io. Comunque, fatemi un po' sapere qual è il vostro preferito, se il primo, il secondo o il terzo. E niente, io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao!